Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 35esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Allora, cosa ho fatto, cosa non ho fatto? Ho fatto un po' di cose, E innanzitutto, finalmente sono riuscito a trovare, no, dov'era? Non lo trovo più. Ok, un Ender Pearl, che non è un Ender Pearl, pirla, quello che sia. È una perla di dell'omino dell'Ender, quindi ammazzate l'Enderman e vi dà un Ender Pearl. Lo so che è una guida un po' abbastanza vecchia, una cosa un po' obsoleta che saprete sicuramente, però preferito dirvelo. Una cosa che ho notato ragazzi e che non vi ho detto nello scorso video di quando ho aggiornato il modpack mantenendo il mondo, quindi forzandolo un po'. Adesso vi spiego queste due cose e passiamo subito alla puntata di quest'oggi, che come avete visto dal titolo non è una delle solite. E avevo i solenoidi, la batteria e il ferro che mi era rimasto nell'inventario, quindi praticamente avevo la manina potenziata, la manina gratta a schiena, il power tool, e praticamente l'avevo potenziato senza, praticamente mi erano ritornati indietro tutti gli items che lo potenziavano. Allora ho preso, li ho gettati subito perché non mi servivano più, e forse ancora ci sono, l'ho gettati poco fa qua fuori. Non ci sono più. Vabbè, fa niente. Allora, questo perché, come ripeto, non mi piace avere le cose gratuitamente, vero? Senza craftarle in Minecraft. Qua ho aggiustato un pochettino qua davanti, come avete visto, buchi li ho tolti tutti quanti. E niente, un'altra cosa che ho scoperto è che non c'è. Cioè, si è sbuggato quel problema del clamp. Del clamp, praticamente, che se mettevamo il ferro o l'oro o altri materiali all'interno del purification chamber, ci davano uno solo di clamp, invece adesso ce ne danno tre. Quindi tutti questi minerali, quindi ferro, oro, osmium, quindi che adesso hanno cambiato il nome, non è più platinum ma è osmium, quindi in questi giorni chiamano un po' platinum, un po' di tutto, asma, osmium, ecco, e copper, tin e silver si possono fare tutti quanti a clamp e ce ne dà sempre tre. E, ok, sembra uno con una manina monca, però adesso mi vedo da qua. Vabbè. E questi qua sono gli aggiornamenti più importanti che ho visto. Poi mano a mano, che se mi vengono in mente, ve li dirò. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto? Ho fatto qualcosa. Nel comodino verde, nel Tinker Table, ho potenziato la manina. Ho scoperto anche che se premiamo Shift ci dice quello che c'è installato, i moduli installati. Non solo qui, anche dall'inventario. Ho installato il 1000 assist qua, che dovrebbe essere una sorta di pugno. Io ancora non l'ho provato, soltanto che ho ammazzato il maiale senza questo modulo e ci ho messo 10 colpi di manina gratta a schiena. Praticamente l'ho proprio grattato la schiena al maiale fino al punto di ammazzarlo. E adesso ancora non ho provato con questo, magari adesso andiamo a girare e vediamo un po' se troviamo qualche maiale. E ho montato anche il dov'è il Diamond Drill Upgrade per andare a prendere l'ossidiana nella miniera. E molto utile, ci vogliono 3 diamanti, però come dico, si usano questi 3 diamanti e poi dopo non si riusano più perché basta andare a caricare. E cosa ho fatto di sotto? Di sotto ho sbuggato, non c'è una cosa sbuggato. Sono riuscito a far partire il generatore di idrogeno. Infatti sta generando. Sono riuscito a far partire il generatore di idrogeno, l'ho messo in questa stanza provvisoria che adesso in allestimento, che però risposterò di nuovo qua e ci metterò i 4 hydrogen separator. Ho spostato di nuovo l'energy cube perché hanno sbuggato anche questo qui. L'energy cube tiene 5 megajoule, prima ne teneva solo 1000, ne riportava 5000 e ne teneva 1000. Invece adesso ne tiene realmente 5000, e per il fatto che il generatore di idrogeno produce a non 220, era 2? Cioè non 120, forse 220, non mi ricordo. No, 2,40, visto che produce 2,40, per non mettere dei trasformatori che invece, ahimè, quelli sono buggati. Non so se è per il fatto che ho cambiato il mondo forzatamente o perché nell'aggiornamento si è buggato. Ahimè, stavo dicendo, non possiamo utilizzare i trasformatori perché come li piazziamo diventano da 60 volt. O almeno quando li rompiamo diventano da 60 volt. Adesso non so se col mondo pulito si ha lo stesso problema. E comunque energy cube utile perché possiamo entrare con qualsiasi energia, lo ricordiamo, qualsiasi voltaggio, uscire adesso in questo momento a 120. E la sua ho rimesso la battery box normale, che qua tanto l'uscita ci va bene 120. E niente, che vi posso dire ancora? Vabbè, le altre cose sono cose secondarie che magari mi dico man mano nel video. Io sono andato a fare un po' di ossidiana, non ho finito. Ecco, sono andato a fare un po' di ossidiana.
Mentre stavo dicendo che ho fatto l'ossidiana, mi è venuto in mente di dirvi che ho fatto l'ossidiana. Cioè, il mio cervello, cioè, i miei pensieri. Dalla mia testa di scivolo, è come se si fosse congelato lo scivolo proprio. Scivolano proprio. È una cosa assurda. Sembra unto con l'olio. Allora, dobbiamo fare una cosa. Io ho fatto l'ossidiana, perché come avete detto dal titolo del video, non è un video come tutti gli altri, mancava qualcosa. Dovevo andare nell'inferno. Infatti, mi dicevo, c'è qualcosa che non ho fatto. L'inferno. Dovevo andare nel Nether. Proprio perché i moduli dell'armatura, visto che comunque volevo continuare a fare l'armatura in questi video, necessitano molto di roba che c'è nell'inferno. Cosa ho detto? Molto di roba che c'è nell'inferno. Necessitano di alcuni elementi che si trovano nell'inferno, come la glowstone e la lacrima del ghast. Sì, del ghast. Niente, io per fare ciò ho inaugurato una nuova stanza della casa. La casa del Grande Fratello. Allora, questa qua sarà la stanza tra virgolette magia. Infatti, qua ho già predisposto lo spazio per montarci il tavolo degli incantesimi con le librerie, con le 15 librerie per avere il livello 30, per incantare le cose a livello 30. In questo lato ci verranno delle cose. Come si chiamano? Non mi ricordo più. Vabbè, i supporti, quelle per le boccettine, quelle per fare le cose chimiche, non mi ricordo, per fare le pozioni, non mi ricordo come si chiama quel coso, non è l'alambicco, non mi ricordo come si chiama. Vediamo un po' se lo trovo qui, se lo trovo qui, che ve lo devo dire, perché adesso ce l'ho sulla punta della lingua e non ve lo riesco a dire. No, non c'è qui, quindi non voglio perdervi, non voglio farvi perdere tempo. Vabbè, comunque il fermentatore, qualcosa del genere, il fermenter forse, vabbè, non mi ricordo. Quella fare per fare le pozioni, comunque, e il calderone. E qua invece ci sarà, l'ho chiuso con le porte, ragazzi, chiudetelo con le porte, e ci sarà lo spazio per il portale, che ho già allestito in parte. Lo chiudiamo con le porte perché adesso non mi ricordo se in questa versione già escono i mob, quindi i mob riescono a passare attraverso il portale. Quindi per evitare di avere pig zombie in giro per casa, chiudiamo le porte. Allora, finiamo di costruire il portale che, se non sbaglio, si costruisce in questa maniera. Sì, mi sono scordato un accendino, bene, io non fumo, quindi di solito. Voi avete un accendino? Cioè, ci avete da accendere per caso? Ok, facciamo un accendino flint e ferro. Un flint. Vediamo un po' se me lo ricordo, eh. Facciamo come quel griefer che nel server che dove giocavo una volta, che avevamo fatto un server con Totten, è venuto nel nostro server, ha dato fuoco a mezzo mondo, noi abbiamo incolpato lui che fosse un griefer, erano i primi tempi che giocavo, quindi era abbastanza nabbo. È arrivato lui a un certo punto: oh, guardate, ho trovato un accendino, ci sarà qualche griefer in giro. Caso strano, l'accendino era vicino a lui. Che caso! Griefer, vabbè, quelle cose lì. Griefer. Comunque, abbiamo abbastanza roba, sì. Due slime ball. Ah sì, vi devo far vedere pure dopo cosa ho preso, cosa sono riuscito a prendere. Accendiamo il portale. Bene, ragazzi, non sapremo se torneremo. Quindi, andiamo. Eccoci qua all'inferno, qua sta laggando di brutto, ragazzi. Io spero che di non essere spawnato dove penso di essere spawnato. Ecco, sono spawnato dove non volevo spawnare. Nel senso, dentro una grotta stupida. Ah, ecco, no, si può uscire, si può uscire. Meno male che ci hanno fatto spawnare qua, va. Sì, ma adesso qua su ci do. Wow! Scava, assurdo. Bene, glowstone lassù ce n'è. Allora, sarebbe comodo, sarebbe opportuno trovare una fortezza. Per il semplice motivo che ci servono i mattoni. I mattoncini per fare la blast furnace, così almeno possiamo fare anche i. Io non so se vedete scuro, ragazzi. Sono molto agitato per il semplice fatto che non so come venga il video. Se venga scuro, mi dispiace. Se nel caso dovesse venire scuro, mi dispiace. Comunque, dicevo, per fare lo steel, per fare lo steel, se facciamo la blast furnace, si può fare molto più facilmente. Ma che culo, ragazzi! Scusate se ve lo dico, ho trovato la fortezza. Ma che culo! Scusate, ma veramente, lì, che fortuna, oh! Deve essere proprio. No, ma cos'è? Ah, sì, la fortezza allora sarà dentro qua. Vabbè, l'importante è che abbiamo trovato questi mattoncini. Adesso la prossima cosa.
Ah, la minimappa è vuota, si era rincoglionita. Bene, sì, è vero, questa cosa qua me la ricordavo. E dobbiamo. Una cosa importante, ragazzi, è. Sembra di giocare in creativo. Sembra veramente veloce. Una cosa importante che ci dobbiamo ricordare di. Che dobbiamo trovare anche i magma slime, vabbè, quelli slime di magma. Come si mena questo coso? Vabbè, poi proviamo con i maiali. Allora, vabbè, noi possiamo già romperlo da qua comunque. Compriamo un po' di glowstone, un po' di lampadina. Roba che va giù. Bene, quanto ne abbiamo preso? 19, vabbè, andiamo un po' avanti, dai, ne facciamo ancora un po'. C'è la lava mica di sotto. Vabbè, vabbè, tanto sei caduto da qua. Eccoli lì. I blades. Dobbiamo farci dare anche un blaze rod. Un ghast. Dov'è? Sembra un rumore tipo di scorregge incastrate. Sì, è un gas per. Sì, però dov'è? Gente che si sta lamentando. Sì, queste cose sono proprio rumore e odore di scorregge incastrate. E vabbè, tanto noi le glowstone le abbiamo trovate. Adesso noi dobbiamo fare una cosa, però io. Porca vacca, ragazzi, ho una paura tremenda di perderci la roba all'inferno. Dobbiamo provare a prenderle di qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Sei le palle, vieni qua. Vieni qua, sei le palle. Vieni qua. Vieni qua. Merda, mi ha fatto perdere una. Pezzo di merda! Scusa, ragazzi, adesso mi sto accorgendo delle cose che sto dicendo. Ma mi sta facendo perdere. Allora, ci sono troppi blaze qua. Ce n'è con la spada. Allora, bisogna fare una strada per scendere giù. Facciamo una cosa, così almeno evitiamo di avere casini. Non so quanto lungo vedrà questo video, ragazzi. Adesso c'è un. Cos'è? Quell'armatura, che figo. Allora, scendiamo giù di qua. La manina dovrebbe essere abbastanza carica. Cioè, vediamo un po' se prima riusciamo a fare un'altra strada, va? Andiamo un po' da qua. Sembra uno che sta morendo come respira. Vediamo un po' se possiamo scendere da qua. Adesso c'è un pezzo di fornace. E c'è un pezzo di fortezza di qua. Sì, c'è qua un pezzo di fortezza. Sì, ma che cavolo di fortezza. Oh, dobbiamo mettere un puntino qua, ragazzi, sennò perdiamo il portale. Scusate la mia nabbezza, ma la sicurezza è prima di tutto. Ancora, dai, su. Dovevi venire qua, non hai le palle, non hai. Che c'ho la mia manina grattaschiena. Ti davo due sberle, vedevi che ridere, va? Vieni qua. L'ho ucciso! No, ma se mi dava il coso. Se mi dava il blaze rod. Ah no, ma cado nella lava, tanto. Vabbè, andiamo a mettere il pallino lì dal portale. Che già non mi ricordo più dov'è. Io già mi sono perso. Complimenti! Complimenti ragazzi, io già mi sono perso. Allora facciamo un attimo di mente locale. Io già mi sono perso. Dobbiamo
dovrei essere arrivato da lì. Deve essere un buco piccolo qua da qualche parte. E deve essere verso lì. Eccolo lì, forse è quello. Sì, è questo qua, mi sa. Trovato. Chi è che mi spara qua? Il Blaze ha avuto coraggio di venire fino a qua. Allora, mettiamo il puntino qua e poi spacchiamo da qua, vediamo un po' se riusciamo ad arrivare là. Allora, C. Portalen. Funzionano qua? Ok, funzionano, bene. Scaviamo un po' di qua. Sento un rumore di slime. Allora, vediamo un po' se riusciamo a entrare da là. Ragazzi, non so se vi state accorgendo di questa manina come va. Faccia di merda! Niente, allora. Trovare un sistema per arrivare laggiù. Io sento un rumore di slime. Da qualche parte arriveremo. No, mi si è scaricata la manina. Andare a caricare la manina. Ma io sento gli slime. Andiamo con la spada. Ma io vedo slime a tutte le parti. No, niente, niente da fare. Bisogna entrare dentro la fortezza. Allora, facciamo una cosa. Oh! Allora, saliamo su. Carichiamo la manina, almeno da arrivare. Almeno da arrivare a. Alla fortezza. Allora. Bene, inferno è stato generato veramente bene. Facciamo una cosa, se no. Io cerco di collegarmi alla fortezza. Così almeno quando poi dobbiamo andare a prendere qualcosa possiamo andarci direttamente. Perché adesso sono un po' così. Adesso mi devo un attimo. Devo un attimo schiodare la mia testa. Ecco. E niente, mi prendo un attimo 2 minuti per fare un piccolo discorso. Perché ho visto una cosa nei commenti che non mi è piaciuta. Nel senso che mi è arrivato un commento da parte di un utente che non voglio fare il nome né per fargli pubblicità e né perché non voglio dire la sua identità, ma comunque chiunque può guardare nei commenti. Mi ha chiesto se io mi iscrivessi al suo canale, se lui si iscriveva al mio canale, se io dopo ricambiavo. Allora, una cosa importante è che mi ha dato un po' fastidio, però non me la prendo perché comunque. Siamo tutti in questo barcone, ecco. Io su YouTube non ci sono soltanto per fare iscrizioni, per fare visualizzazioni. Io ci sono per far divertire voi, per divertirmi io stesso, ma soprattutto per far divertire voi e spiegarvi delle cose sia su Minecraft o se in futuro ci sarà qualcos'altro. È solo una questione di divertimento. Se riusciamo a farci fruttare anche qualcosa, ben venga, ma quei soldi tanto la maggior parte vengono reinvestiti per migliorare la qualità del video. Quindi per comprare programmi vari. Perché comunque i programmi io non li scarico
li acquisto. Qualsiasi Totten, che è una persona che è sempre con me, mi prende sempre per scemo, per sto fatto qui, però e a me piace acquistare i programmi. E questa qua è una cosa che ci tenevo. Io non vi offendete, ma odio quando una persona mi chiede se io mi iscrivo al tuo canale, tu ti iscrivi al mio. No, io non lo faccio per il semplice motivo che come ripeto, non sto su YouTube per convenienza. Voilà. E poi, dopo questa parte brutta, che secondo me è la prima parte di negatività che ci sono nei miei video, perché non ho mai cazziato nessuno, assolutamente, e volevo dire a Diego che mi ha detto anche di mettere dei comandi per fare in modo che se mi esplodano i creeper qua vicino casa e i macchinari non si rovinino, e di mettere anche il codice per evitare che si perda l'inventario nel caso in cui io morissi. Allora, io ti ringrazio tantissimo e chiunque voglia sapere questi codici sono nel mio video precedente e anche nell'altro ancora, se non mi sbaglio. Quindi ti ringrazio tantissimo per, tra virgolette, la wiki. Però mi piace giocare in modalità proprio survival in tutto e per tutto. Sì, mi diceva comandi per i creeper e il keep inventory. Poi volevo salutare il grande Giallumena, che è sempre presente in tutti i video. In tutti i video, come tutti voi, tra l'altro, mi fa molto piacere questa cosa. Salutare Nicola Dorsi, Cosi 2000. Però mi devi dire se Cosi è con l'accento o con la O. Io ti chiamo sempre Cosi 2000, o se no è Cosi 2000. Fammelo sapere nel commento. Commenta e dimmelo se è con l'accento o è senza accento. Senza accento. Se no, facciamo votazione. Facciamo così. Chiama, commenta sotto questo video se è così con l'accento, quindi senza accento, quindi così, digita 1. Se è così, digita 2. Vabbè, dai, a parte gli scherzi. Fammi sapere come ti devo chiamare. E un'altra persona che sto vedendo che ci sta cominciando a seguire, Riccardo Algeri, che si sta divertendo molto con i nostri video, mi fa molto piacere. Bene, dopo questa puntata un po' particolare, mettiamola così, per oggi è tutto. Nei prossimi video vedremo ancora qualcosa nell'inferno, ma soprattutto della modular, ma vedremo anche gli altri componenti della modular power switch. Perché ho studiato molto e ho visto delle cose veramente bellissime che si possono fare. L'ho anche testati nel mio mondo test. Una cosa che ho trovato, che non so se ve l'ho fatta vedere, ragazzi, finalmente. Ah sì, già ve l'ho detto. Ma sono scemo, mi scivolano le cose nella testa. Comunque, beh, ho trovato l'Ender Pearl, già ve l'avevo detto. Bene, ragazzi, allora, per oggi è tutto. Scusate se vi ho annoiato. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace. Sì, non mettete non mi piace. Cioè, oggi sto fuori, ragazzi. E se volete iscrivervi al canale, sarò felice di fare dei video per voi. Bene ragazzi, allora mi raccomando, commentate e ciao a tutti ragazzi!